giorno. Facciamo qualche secondo, aspettiamo qualche secondo per vedere se mi riuscite a sentire, se mi sentite bene. Datemi qualche feedback casomai. Scrive se mi sentite. Allora, ci dovremmo essere. Aspettiamo ancora una per raccoglierci un po' di persone. Allora, ciao a tutti, io sono Livio Gigliuto, sono il direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. Non so se qualcuno sa che cos'è, casomai ve lo descrivo fra qualche secondo. Sono vicepresidente dell'Istituto Piepoli. Istituto Piepoli è un istituto che si occupa di ricerche di mercato e ricerche sociali. Qualcuno forse lo conosce perché si occupa di sondaggi politici, però è una parte marginale del nostro lavoro. Che cos'è l'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale? È una cosa che abbiamo creato con Pia Social e con Istituto Piepoli insieme. Abbiamo creato un gruppo di persone, un insieme di opinion leader che si occupano di comunicazione in Italia. Abbiamo creato un gruppo che si occupa di una cosa di cui adesso parlano tutti, e cioè di comunicazione digitale e di come utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per cambiare le vite delle persone. Questo argomento, che è un argomento che fino a qualche anno fa era, diciamo così, marginale, laterale, svolgeva una funzione, diciamo così, di orpello. La comunicazione digitale era qualcosa di cui ci rendevamo conto, vi rendevate conto voi di Pia Social, cioè esperti di comunicazione, esperti di questo settore, ma era qualcosa di cui il resto del paese si occupava lateralmente, cioè era lateralmente interessato a questi nuovi strumenti di comunicazione. Io parlavo qualche tempo fa con un po' di amici che mi parlavano di strumenti di comunicazione digitale a livello aziendale e le consideravano sostanzialmente un simpatico sostituto di comunicazioni reali, fisiche, cioè cose che si fanno attraverso riunioni formali, riunioni con la compresenza fisica. Nel corso del tempo, in questo periodo, ci siamo resi conto che è sostituto della vita reale, cioè sostituto di quello che effettivamente noi faremmo con il corpo. E la comunicazione digitale che cosa fa? Studia i cambiamenti della società attraverso causati dalla nascita di strumenti di comunicazione digitale. Che cosa faremo noi oggi? Oggi parleremo di ovviamente dell'emergenza che sta coinvolgendo il paese, non solo il nostro paese in queste settimane, cioè l'emergenza coronavirus, e cercheremo di capire. In queste settimane, grazie a Pia Social, è stato fatto molto bene da esperti di comunicazione. Abbiamo capito che cosa è cambiato nel mondo della comunicazione, però ora cerchiamo di capire che cosa cambia dal punto di vista dell'opinione pubblica, cioè l'opinione pubblica come sta vivendo questa fase e questo periodo, emergenziale che ovviamente sta toccando la quotidianità di tutti noi. Cerchiamo di capirlo attraverso un'indagine che ha svolto Istituto Piepoli e che adesso vi andrò più o meno a descrivere, cercando di annoiarvi il meno possibile. Prima di tutto, permettetemi di ringraziare ovviamente tutti voi che mi state seguendo, ma di ringraziare in particolare Pia Social con il magico, meraviglioso presidente Francesco Di Costanzo, la cui fiducia sarà ricambiata da me escludendolo dagli amministratori della pagina Pia Social e prendendone praticamente possesso. Ringrazio quindi lui per la fiducia che mi ha dato, ma soprattutto voglio ringraziare chi in queste settimane, che fa parte del gruppo di Pia Social, molti di voi vedo che sono online, sta gestendo la comunicazione pubblica del paese, evitando la diffusione di informazioni non vere, ma soprattutto permettendo all'opinione pubblica di formarsi un'opinione che sia un'opinione fondata sulla realtà. E adesso descrivendovi quello che sta succedendo sull'opinione pubblica italiana in queste settimane, in questi giorni così particolarmente difficili, capirete
quanto è importante il ruolo dell'informazione, il vostro ruolo, il ruolo di esperti e professionisti di comunicazione nel gestire una fase che sta, e ve lo anticipo, assolutamente cambiando l'opinione pubblica e probabilmente la cambierà per sempre da alcuni punti di vista. Ci sono alcune cose che cambieranno per un breve periodo di tempo, torneremo, ne siamo sicuri, alla vita normale, alla vita di sempre, alla vita che ci siamo abituati a vivere, ma alcune cose cambieranno. Alcune cose diventeranno parte della nostra vita quotidiana, alcune saranno ovviamente negative, di questo ci dispiacerà, altre potrebbero anche avere dei risvolti non del tutto negativi. Cerchiamo adesso di parlarne insieme partendo dai dei dati. I dati di questa ricerca di Istituto Piepoli, trovate il link tra i commenti a questo video e vediamo di iniziare ad ascoltare, a capire insieme di che cosa emerge da questa ricerca che abbiamo svolto come Istituto Piepoli. Vi anticipo che nelle prossime settimane sarà anche pubblica un'altra ricerca che stiamo svolgendo, sempre come Istituto Piepoli, ma all'Osservatorio Nazionale sulla comunicazione digitale. Inizio quindi parlandovi della prima slide, primo elemento di indagine che trovate in pagina 4 delle slide e parliamo quindi degli eventi della settimana. Gli eventi della settimana che noi misuriamo ogni volta, ogni settimana dell'anno da 30 anni, di solito si distribuiscono. Che cosa significa l'evento della settimana? Significa che noi chiediamo agli italiani: questa settimana che cosa ti ha colpito di più? Qual è stato l'evento che ha coinvolto di più la tua attenzione? Che ti ha colpito di più? Di solito l'opinione si divide su questo. Quindi gli italiani, qualcuno magari è interessato a un evento positivo sportivo, qualcuno è attratto da qualche evento negativo, da un disastro che succede da qualche parte nel mondo, qualcuno è coinvolto da elementi politici. Insomma, quando chiediamo agli italiani qual è l'evento che ti ha colpito di più, l'evento che ti ha colpito di più, di solito si distribuiscono, non dicono tutti la stessa cosa. Che cosa succede invece in queste settimane? Questo è un primo elemento che vi fa capire quanto il ruolo dell'informazione è stato decisivo in questo senso. Anche in senso positivo, è anche un elemento ovviamente positivo perché vedremo che l'attenzione che c'è stata da parte dell'informazione a questo fenomeno, a questo evento, ha anche salvato vite. Ma questa settimana cosa è successo? Abbiamo chiesto agli italiani qual è l'evento che ti ha colpito di più? Il 58% degli italiani ci ha risposto: in Italia sale a 20.000 il numero di contagiati, questa è la settimana scorsa, del coronavirus e aveva già generato 1.500 vittime. Stiamo parlando della settimana passata. Il 58% significa 6 italiani su 10 erano coinvolti e colpiti da questa notizia. La seconda notizia era l'allargamento, il dilagare del contagio in altri paesi del mondo e in terza posizione l'arrivo dalla Cina di medici per combattere il coronavirus. Questi tre dati messi insieme fanno 9 italiani su 10 che erano stati colpiti esclusivamente dal fenomeno coronavirus e dalle conseguenze del fenomeno coronavirus. Questo non era mai successo in passato. In passato, mai successo che 9 italiani su 10 fossero tutti colpiti dallo stesso evento e dallo stesso fenomeno. Questo significa che l'informazione, come prima conseguenza, ha causato e ha generato un elemento che possiamo considerare anche positivo, un'attenzione totale rispetto a questo fenomeno. Gli italiani pensano solo al coronavirus. Vediamo però in che senso ne pensano, e pensano soprattutto a questo fenomeno. Abbiamo chiesto agli italiani, lo trovate nella slide successiva, se state riuscendo a seguire, cosa che spero. Spero che la mia connessione stia reggendo, se non dovesse essere così, vi chiedo scusa. In ogni caso troverete la ricerca nel link che trovate nella diretta. Seconda slide, secondo tema, il timore del contagio. Allora, rispetto al timore del contagio va fatto un discorso a sé. Gli italiani hanno avuto un rapporto strano nei confronti della crescita e della nascita di questo fenomeno del coronavirus in Italia. Il primo approccio è stato un approccio, diciamo, di non farci bloccare.
È un po' quello che è stato rappresentato dalla campagna Milano non si ferma, no? Quindi un atteggiamento della reazione negando a se stessi l'emergenza. Pensate che il 4 febbraio, quindi sostanzialmente un mese e mezzo fa, quando stava iniziando questa emergenza, un italiano su quattro ci diceva sì, ho paura di essere contagiato dal coronavirus. Passando il tempo, andiamo avanti di un mese. Il 2 marzo ancora il 37%, quindi un italiano su tre ha paura di entrare in contatto e di essere coinvolto dal coronavirus in senso diretto, quindi di essere colpito dal coronavirus. In piena emergenza coronavirus, ancora solo un italiano su tre aveva paura, aveva timore del coronavirus. Da quel momento c'è stato uno switch. Dal momento in cui il governo ha preso provvedimenti più restrittivi, dal momento in cui anche l'informazione ha cambiato modo di comunicare il coronavirus, ecco è cambiato anche il nostro atteggiamento nei confronti di quel fenomeno. Dal 2 marzo al 9 marzo passiamo dal 37% di italiani spaventati, preoccupati dal coronavirus, boom, 71% di italiani preoccupati e spaventati col timore di questa emergenza, di contrarre il virus, 71%, un balzo enorme. Ovviamente dietro questo balzo c'è il provvedimento del governo, ma c'è sicuramente anche un ruolo dell'informazione, ruolo dell'informazione che ha gestito in maniera diversa la comunicazione dell'emergenza. È nata la campagna Io resto a casa e si è diffusa nel corso delle settimane. Questa campagna ha sicuramente generato degli effetti positivi sui comportamenti degli italiani, molto più responsabili dopo la nascita di questa campagna. Questo trend è rimasto ed è rimasto un trend assolutamente forte. Anche questa settimana registriamo un 70-72%, la settimana in corso siamo intorno al 72%, la precedente la vedete nelle slide, il 69%, 7 italiani su 10 che hanno quindi paura del virus. C'è un fatto interessante, voi siete esperti di comunicazione. E quindi sicuramente siete più bravi di me a leggere quello che vi sto per dire. C'è un dato particolarmente interessante. Al Nord Italia, il livello di timore nei confronti del virus, proprio nell'area più colpita dal virus, è più basso. C'è meno paura di contrarre il virus. La paura di contrarre il virus è nettamente, sto parlando di circa una decina di punti percentuali di differenza, è nettamente più forte al sud Italia. E questo è per certi versi sorprendente, non ce l'aspettavamo, però è effettivamente quello che sta succedendo. È come se il sud Italia, vedendo l'esempio nord, fosse preoccupato in questo momento di essere coinvolto da qualcosa che ancora però non è del tutto arrivato, comunque non è arrivato ai livelli in cui invece questo è successo nel nord Italia. Quindi una differenza radicale di una decina di punti percentuali nella paura di contrarre il virus tra nord e sud in favore del sud, cioè c'è più paura nel sud Italia. Parlando di comunicazione, c'è un grande protagonista della comunicazione in questa fase. In fase d'emergenza non potrebbe non essere così, ma lo è in maniera particolare. Il grande protagonista della comunicazione di questa fase è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Avrete sicuramente notato da esperti di social network, esperti di comunicazione, probabilmente lo potete insegnare voi a me, quanto la figura di Giuseppe Conte sia cambiata nel corso di queste settimane, dopo un primo tentativo di dare un taglio alla propria comunicazione più orientato alla continua comunicazione, quindi molte visite a programmi televisivi. Dopo questa prima fase, una completa trasformazione, si è passati a un atteggiamento molto più istituzionale da parte del Presidente del Consiglio. Dirette, poi la prossima settimana vedremo se queste dirette sono piaciute o meno agli italiani, cioè se la scelta di comunicare attraverso i social network è piaciuta o non è piaciuta agli italiani. Sapete che è stata al centro di numerose polemiche, per questo lo testeremo come Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. Cosa è successo dal punto di vista del governo? È successo che il Presidente del Consiglio ha preso
corretta posizione di essere protagonista, almeno dal punto di vista della comunicazione, oltre che della gestione dell'emergenza di questa fase, e questo ha inciso sull'opinione pubblica. Come ha inciso? Come sta passando il ruolo del governo in questa fase? Credo che questo sia importante soprattutto per quanti di voi della comunità, della grande comunità di Pia Social, si occupano di comunicazione istituzionale. E quindi è interessante capire se il modello Giuseppe Conte sta funzionando o non sta funzionando. Lo trovate nelle slide 6 della presentazione che vi sto in questo momento raccontando e che trovate nel link in un commento al video. Parliamo della soddisfazione sull'operato del governo. Come sta andando la soddisfazione sull'operato del governo? È in continua crescita. In questo momento 7 italiani su 10 sono d'accordo con la linea presa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, un favore anche in questo caso più forte al Sud Italia che al Nord Italia. Al Nord Italia, in particolare nel Nord-Ovest, c'è un minor apprezzamento per il comportamento del governo, che comunque è sempre molto alto. Stiamo parlando di 65% di consenso nei confronti della linea del governo. Il governo sta quindi dando un taglio alla propria comunicazione e sta prendendo le decisioni che hanno il consenso dell'opinione pubblica. Un consenso un po' meno elevato è invece quello nei confronti delle misure economiche che il governo ha varato. Il 54% degli italiani è d'accordo con le misure prese dal governo, il 54% sono più di uno su due, quindi è una quota importante. Sono tanti gli italiani che sono d'accordo con le misure economiche, però occhio perché questa crisi, che noi speriamo finisca il prima possibile, la crisi sanitaria, è probabile che dietro nasconda una crisi economica che poi verrà fuori, lo dicono ovviamente molti esponenti e molti osservatori più esperti e più consapevoli di me. La seconda fase di questa crisi potrebbe, speriamo ovviamente di no, speriamo in ogni caso che la prima finisca il prima possibile, però la seconda fase potrebbe essere una fase di crisi economica. La crisi economica sembra l'area meno gestita dall'attuale governo, ma sicuramente l'area meno comunicata. Il governo sta dando grande visibilità, o meglio, sta correttamente informando molto sugli elementi sanitari dell'attuale crisi. Probabilmente gli italiani in questo momento, oltre al discorso emergenziale, vorrebbero, gradirebbero anche un riferimento al dopo. Cercare di indicare una via su come il paese rinascerà alla fine di questa fase delicata potrebbe anche aiutare a superare l'elemento e la fase, diciamo così, clinica, sanitaria dell'emergenza. Considerate che dietro questa emergenza, da alcune nostre ricerche è emerso che c'è un'altra terza emergenza, c'è quella sanitaria, c'è quella economica, ma c'è quella psicologica. C'è una quota rilevante di italiani che stanno vivendo questa fase da soli, ci sono altri che lo stanno vivendo in compagnia e sicuramente questo aiuta a superare questa fase, ma potrebbe non bastare, per questo, e voglio anche dirlo qui, l'Ordine Nazionale, il Consiglio Nazionale, l'Ordine degli Psicologi ha avviato una campagna di sostegno nei confronti di chi in questo momento è da solo o in questo momento ha difficoltà a vivere questa fase. Le difficoltà le abbiamo tutte, ma probabilmente tutti, ma c'è probabilmente chi ne ha di più e quindi voglio anche approfittare del fatto di avere una platea di esperti di comunicazione, di influencer, di persone che possono diffondere messaggi per chiedervi di aiutare gli psicologi italiani a diffondere questa loro campagna, e quindi la campagna finalizzata a offrire sostegno a chi in questa fase sta affrontando, oltre alle paure, anche delle conseguenze psicologiche. Torniamo all'economia. Il 54% degli italiani è d'accordo con le misure del governo, già una quota rilevante, ma diciamo una quota inferiore rispetto a quanti sono d'accordo con la gestione della fase sanitaria di questa emergenza. La comunicazione del governo, quindi, è una comunicazione che probabilmente dovrebbe anche rassicurare rispetto a questo, o tentare di rassicurare per quanto possibile rispetto a questo altro elemento emergenziale.
Quando infatti chiediamo agli italiani, ma insomma, le misure economiche che ha preso il governo in aiuto delle imprese e delle famiglie, queste misure economiche vanno bene, bastano, sono sufficienti, ci aiuteranno a superare la crisi? Ecco, su questo emerge un'opinione pubblica un po' più dubbiosa, diciamo, un po' meno convinta della positività dell'azione del governo. Solo un italiano su tre ritiene infatti che il governo stia facendo abbastanza per sostenere l'eventuale crisi economica sul piano delle imprese, e il 40%, quindi sostanzialmente 4 su 10, ci dice che le famiglie stanno ricevendo il corretto supporto economico. Ecco, in questa grande crisi, in cui c'è l'elemento sanitario che ovviamente è preponderante, quello che ci interessa più di tutti, però voi, da esperti di comunicazione, a voi interessa anche questo, almeno spero che vi interessi anche questo, perché se no quello che sto dicendo è assolutamente inutile, invece spero che almeno riusciate a trarre qualcosa di utile da quello che sto cercando di raccontarvi. C'è un timore economico, una paura delle conseguenze economiche che in questo momento è latente, perché sta sotto, nella piramide di Maslow, diciamo così, sta sotto i bisogni, sta sopra, quindi sta lontana dai bisogni fisiologici e dai bisogni di sicurezza. Però è un bisogno latente che c'è tra gli italiani e quindi è importante cercare di dare risposta anche a questa componente del timore dei nostri concittadini e della popolazione. Quando infatti chiediamo chi pagherà di più le conseguenze economiche di questo periodo, la piccola e media impresa e le famiglie sono citate dagli italiani al 59%, al 26% come i principali, diciamo, indiziati a pagare le conseguenze economiche di quello che sta succedendo in questi mesi. È un timore che è più forte al nord-est, al nord-ovest, quindi nelle aree, diciamo così, anche economicamente un po' più ricche del paese, c'è il forte timore che ci siano delle conseguenze economiche e che queste conseguenze economiche non trovino, soluzione, non trovino risposta. Ovviamente il timore economico viene dopo, la paura delle conseguenze economiche viene sicuramente dopo, la paura delle conseguenze sanitarie, però vi ripeto, è un elemento che da studiosi dell'opinione pubblica e voi da esperti di comunicazione sicuramente dovrete e starete già tenendo sott'occhio. Passiamo adesso a che cosa sta cambiando. Che cosa sta cambiando nei comportamenti degli italiani in queste settimane? E anche su questo, in realtà, c'è stata una fase iniziale strana dei comportamenti dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica era divisa tra alcuni che ritenevano di non dover cambiare le proprie abitudini, di non dover cambiare i propri comportamenti. C'è stata questa fase iniziale, diciamo, di poca consapevolezza della gravità della situazione. Questa scarsa consapevolezza è mutata più o meno inizio marzo, quindi nel momento in cui il governo ha dato il segnale del fatto che questa crisi fosse una crisi molto molto rischiosa per la salute delle persone, per la salute di tutti gli italiani e che quindi si dovesse decisamente, nettamente cambiare comportamenti nel quotidiano. Che cosa è cambiato quindi? Lo trovate nella ricerca che spero state riuscendo a seguire, in ogni caso trovate il link nella slide numero 9. Nella slide 9 parliamo di spostamenti. 6 italiani su 10 hanno modificato le proprie abitudini in termini di spostamenti e 3 su 10 si spostano solo se necessario utilizzando la mascherina. Quindi qui stiamo parlando di spostamenti, di come ci si muove. Nell'ultima settimana ha cambiato il suo modo di spostarsi, 6 italiani su 10 stanno a casa sostanzialmente senza viaggiare, neanche per motivi lavorativi. Il 17% ha ridotto gli spostamenti a quelli necessari, questo nella settimana del 9 marzo, e il 22% continua a utilizzare mezzi e a viaggiare come sempre. Questo è il 9 marzo. Quindi ancora il 9 marzo c'era un italiano su 5 che sostanzialmente viaggiava. Questo atteggiamento, questo comportamento è cambiato radicalmente la settimana successiva, in cui solo il 6% diceva invece di continuare a utilizzare mezzi pubblici e viaggiare come sempre. Abbiamo ripetuto questo sondaggio questa settimana, troverete eventualmente i risultati, io ve li troverò un modo per farveli condividere anche tramite via social, perché sono informazioni che spero vi tornino utili. Questo comportamento, quindi spostarsi, muoversi ancora, anche se rispettando la legge, anche se
diciamo il meno possibile, questa settimana è crollato, stiamo arrivando praticamente allo 0%, gli italiani hanno annullato completamente i propri spostamenti, però dal punto di vista della comunicazione, quello che vi potrebbe interessare è il fatto che questo trend si è consolidato nel corso del tempo, non è stata dall'inizio colta la gravità della situazione da parte della totalità dei nostri concittadini. Le misure personali per prevenire il contagio. Abbiamo chiesto agli italiani, ma lei personalmente sta adottando dei comportamenti per prevenire il sondaggio è bellissimo, non potevo non dirlo, per prevenire il contagio? Se sì, eventualmente può indicarmi quali. Fino al 2 marzo solo due italiani su tre avevano cambiato, avevano capito che bisognava prevenire con comportamenti sostanziali. Questa settimana 97%, quindi praticamente tutti abbiamo capito che bisogna stare a casa e abbiamo capito che bisogna comportarsi in un certo modo, tenere alcune accortezze per evitare di allargare, estendere il contagio. Che cosa stiamo facendo quindi? Il 38% degli italiani ci dice, ci ha detto nel corso del tempo, che la prima cosa che ha fatto è stata evitare di frequentare luoghi affollati. La seconda è stata evitare spostamenti, la terza evitare mezzi pubblici. Per quanto riguarda l'acquisto delle mascherine, è un comportamento che sappiamo non è neanche facilissimo trovarle, ma è un comportamento che all'inizio dagli italiani è stato piuttosto rifiutato, probabilmente non fa parte neanche della nostra cultura. L'abbiamo considerato un elemento probabilmente eccessivo nelle prime settimane, e invece adesso col tempo stiamo vedendo che questa tendenza è una tendenza in crescita. Torniamo al comportamento del governo. Abbiamo gli italiani, ma secondo voi il governo come si sta comportando? Il decreto in particolare, che ha imposto di rimanere a casa e uscire solamente in caso di estrema necessità, il lavoro, le spese, le cure mediche. Ha raccolto il consenso della totalità degli italiani. Il 96% degli italiani era d'accordo ed è d'accordo con questo decreto. Considerate che questo consenso non è stato un consenso che è nato forte. All'inizio, quando c'era una forte sottovalutazione in Italia, perché c'è stata una sottovalutazione da parte dei nostri concittadini, di una parte dei nostri concittadini, del rischio, questa idea di chiudere tutto, chiuderci a casa è stata un po' rifiutata, diciamo, non è stata particolarmente apprezzata dai nostri concittadini nella fase iniziale. Adesso invece il consenso è altissimo, del 96%. Andiamo verso la fine della ricerca e vi do altri dati che spero vi possano tornare utili, che invece stanno nei comportamenti di acquisto. Cosa è cambiato nei nostri comportamenti d'acquisto? È cambiato sostanzialmente, che cosa compriamo. Questo è ovvio, ci sono alcune categorie di prodotto che sono in forte sofferenza, lo vediamo, in particolare la vendita di abbigliamento e calzature, ovviamente le consumazioni di bar e ristoranti, viaggi e vacanze, queste sono le aree che stanno pagando di più le conseguenze di questa crisi, sono invece delle aree che stanno dal punto di vista della vendita o della intenzione all'acquisto degli italiani, stanno crescendo. Quali sono? In particolare gli alimentari, prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale e elementi farmaceutici, prodotti farmaceutici o connessi ai prodotti farmaceutici. Cosa sta succedendo ai nostri consumi di alimentari? Perché in realtà è vero ed è giusto dire che i nostri consumi sul piano dei prodotti alimentari è cresciuta perché è effettivamente così, però sta anche cambiando il nostro modo di comprare prodotti di quella categoria, cioè prodotti, cibo, prodotti alimentari. Ed è cambiato in una logica lievemente più primitiva, passatemi il termine. Tendiamo ad acquistare cose che una volta compravamo molto meno e non comprare cose che una volta compravamo sempre. Una volta compravamo più frutta e verdura dai banchi di fresco, adesso lo facciamo molto meno e compriamo direttamente i confezionati per la paura del contagio. Una volta compravamo molto poco farine, che invece adesso compriamo tutti, perché si è anche diffusa un po' la moda, il comportamento, il tentativo di riempire le giornate attraverso la cucina, compriamo sostanzialmente beni durevoli e beni molto semplici. Quindi compriamo farine, oli, latte, uova, cose molto, molto basiche e abbiamo invece annullato i consumi un po' più sofisticati. Quindi
questo qualcosa sta cambiando nei nostri comportamenti di consumo e non è detto che questo qualcosa non lasci nel futuro anche dei nuovi comportamenti di acquisto. E voglio chiudere, diciamo così, questa fase di racconto di questa ricerca che abbiamo svolto e di cercare questo mio tentativo di descrivervi in una trentina di minuti il modo in cui questo virus sta cambiando gli italiani, il nostro comportamento, il nostro atteggiamento rispetto alla realtà, voglio concluderlo con una nota di speranza, perché ovviamente tutti noi speriamo di tornare presto alla normalità, ad abbracciare i nostri familiari, i nostri amici, a lavorare nei nostri uffici e quindi abbiamo chiesto agli italiani, ma quali sono le prime tre cose che farai appena l'emergenza sarà terminata? Abbiamo ovviamente inserito delle cose importanti, delle cose grandi e anche delle cose più rutinarie, più normali, più quotidiane. È interessante quello che è emerso perché alle prime tre posizioni, tre, quattro posizioni della classifica delle cose che faremo quando tutto sarà finito, in prima posizione c'è tornare alla mia routine, quindi tornare a vivere la vita quotidiana come la vivevo un tempo, in seconda posizione incontrare la mia famiglia, in terza posizione fare una passeggiata, in quarta posizione uscire con gli amici. Sostanzialmente è probabile che quello che ci sta consegnando questa fase sia anche un cambiamento di valori, un ritorno ad alcuni elementi della nostra vita che forse avevamo tenuto un po' più da parte, trascinati dalla furia quotidiana, dagli incontri, dal lavoro e da tutte le conseguenze ovviamente di questa vita frenetica che facevamo. È probabile che se ci saranno delle conseguenze positive, speriamo che ci siano delle piccole conseguenze positive di questa emergenza terribile che stiamo vivendo. Una di queste conseguenze potrebbe essere il ritorno a una maggiore attenzione nei confronti della famiglia, degli affetti, dei valori, diciamo così, più individuali, più affettivi che nel corso degli ultimi anni magari qualcuno di noi aveva interrotto. Io sono stato forse troppo lungo, spero di avervi detto qualcosa di interessante, spero di avervi raccontato lo scenario di un paese che sta cambiando e che chissà quanto cambierà ancora affrontando questa emergenza. Lo sta facendo molto bene e lo sta facendo molto bene anche grazie all'aiuto di chi ogni giorno lavora nella comunicazione per tenerci informati e farci sapere che cosa succede. Sono a disposizione della comunità di Pia Social per ogni forma di ulteriore informazione, aggiornamento, qualunque cosa potete scrivermi alla mia mail livio@istitutopiepoli.it. So di avere un nome e un cognome particolarmente difficili da pronunciare, ma purtroppo mi è toccato così. In ogni caso mi troverete su tutti i social e se volete mi potete contattare quando e come preferite. Quindi grazie a Pia Social, grazie a tutti voi che state comunicando bene l'Italia e che state facendo fare un figurone anche a me, in quanto italiano. Buon lavoro, stringiamoci forte e speriamo di vederci presto di nuovo, anche non in webcam, ma dal vivo. Un abbraccio.